La partenza è valida. Caldarelli e Dolci. Buona Caldarelli, anche le Dolci, finisce molto bene anche le Dolci, scia in curva, ha un paio di chilometri in più. Anche le Dolci, abbiamo detto, in gran condizione questa ragazza quest'anno, da tenere d'occhio. Arriva anche le Dolci con il tempo di 30:55. La partenza è valida, dice. Va davanti Camilla Cattaneo, poi Frida Barbagallo in seconda posizione, Frida Barbagallo che ha vinto la gara a punti proprio qui, proprio ore fa. Camilla Cattaneo, tempo 30:28, che è il miglior fino a questo momento. 30:28. Camilla Cattaneo, terza battaglia con Matilde Pesana. Potenza valida per questa terza batteria. Con Arianna Adamo, partita fortissima. Poi con lei Sofia Lorello. Arianna ha un po' di frequenza, più del normale, diciamo, su questo rettilineo. E poi adesso in bocca quello finale. Arriva Arianna, tempo 32:50. 32. Partita Anaisa Mainai, più veloce e velocista delle altre. Di Camilla Cattaneo si distende bene. Anaisa Mainai e ha preso un gran vantaggio sulle due portacolori dello skating. Arriva, chiude 30:27 per un centesimo, è il miglior tempo. 30:27 Anaisa Mainai. Partenza valida per questa batteria numero 5. Noelia Ceriani, è partita molto bene, ha subito allungato dopo. Andiamo in finale, i 6 migliori tempi, qui sono Ceriani e Angelino. Arriva Ceriani, tempo di 30:81. 30:81. La partenza è valida. Alba Zannasca davanti, prova ad infilarsi. Giada Fenu, ma arrivare davanti Alba Zannasca, siamo già all'ultima rettilinea. Alba e Giada, Alba, tempo 30:74. In seconda posizione arrivano insieme molto vicine,
Forse Sava e Aurora, tempo 31 e 34. La partenza è valida. Avanti, ma con gli acomi di forza, io ci andavo avanti. Usa benissimo la corsia interna. Vede il Bad Black Roll Team con Giorgia Buonaventura in seconda posizione. Nel tempo di Fatima. Arriva Fatima e chiude il tempo di 30 e 96. Non è difetto, è una malattia, cara. Partenza buona con Desiree Graziano che è con la frequenza da davanti. Adesso viene recuperata da Marta Verti che si va a mettere in seconda posizione, ma c'è una volata a due. Marta, tempo 32-44. La partenza valida. Ed è la vecchia Papirio, la protagonista della gara a punti. Papirio con lei Alice Carelli hanno preso un gran vantaggio sul resto del plotone. E arrivano insieme. Arriva Rebecca, tempo 30 e 61, 6-1. Che ha preso un gran vantaggio da sul primo rettilineo. Okay, GP Mobili Cantù almeno 10 metri di vantaggio abbondanti su tutte le altre. Arriva adesso sul rettilineo finale e occhio al tempo. Chiara Bezzese, tempo di 31 e 34. Venturino, poi Gagliazzo. Anita Venturino prende un bel vantaggio su un'altra figlia d'arte, ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato molto della famiglia Gagliazzo, arriva Anita Venturino. 31 e 06, tempo di Anita, 31 e 06, ovviamente. Partenza live, abbiamo messo 13esima ed ultima batteria con Gloria Albamonti, avanti, poi Gazzola, due prova di Nero Gazzola all'esterno, non riesce a rimanere davanti ai Pamonti e siamo alla volata finale con Ginevra Gazzola che va davanti, tempo 31.06, stesso tempo identico della batteria precedente, 31.06.